Allora, vi ricordo solo per 10 secondi il contenuto della mail che vi ho mandato ieri, quindi mi scuso, la giovedì prossimo alla prima ora non potrò fare lezione, perché essenzialmente ho un altro impegno e One Science sarà già partito per la Colombia, quindi non riesco a farlo la prima ora, ma arriverò in tempo per la seconda ora, quindi alle 17.30. So che non è il massimo della comodità per nessuno di voi e di noi, ma non riesco a farvi meglio. Quindi giovedì prossimo di questa settimana avremo solamente un'ora. E poi mercoledì, vista anche l'affluenza ultima dei lavoratori, ho pensato che di condensare due squadre, squadra 1 e squadra 2, tutte nella prima ora essenzialmente. No? Adesso poi a gennaio, dove faremo temi d'esame, sarà comodo magari anche avere più tempo, poterti portare. Ma per questa attenzione, questo per la settimana prossima. Invece domani c'è proprio poco preavviso e quindi lo manteniamo comunque i due turni normali. Ok? Questo, ma l'avete già ricevuto tutti ieri, quindi è solo per richiamarlo. Allora, oggi iniziamo l'ultimo argomento del corso, che ha a che vedere con i sistemi informativi di tipo gestionale, o Management Information System, ed è la prima volta forse in cui ci chiediamo, o perlomeno cerchiamo di ragionare, sulle diverse tipologie di sistemi informativi. Noi abbiamo fatto un lungo percorso in cui essenzialmente che quel sistema informativo facesse una cosa o ne facesse un'altra, servisse per la contabilità o per la produzione, per la gestione o per il lavoro di gruppo, ci era abbastanza indifferente perché ragionavamo esclusivamente sulle funzionalità. In realtà a un certo livello è così, nel senso che poi le tecnologie, le modalità di sviluppo, le modalità di specifica tendono a essere simili attraverso uno spettro molto molto ampio, uno spettro molto ampio di tipologie di sistemi. Però arriva a un certo punto il livello in cui uno si chiede: ma i sistemi informativi sono tutti uguali? Cioè, a seconda dell'ambito aziendale, del livello in cui vanno a operare, questi vari sistemi informativi hanno delle caratteristiche particolari? Allora questa domanda in realtà ha a che vedere con l'intreccio tra il livello organizzativo aziendale e la tipologia del sistema informativo stesso. Quindi, a livello organizzativo, tanto per fare una visione molto molto semplificata, possiamo parlare del livello operativo, che è il livello a cui tendenzialmente abbiamo lavorato nei nostri esempi. Nei nostri esempi parlavamo di sistemi informativi, di servizi, di siti che gestissero un'operatività, no? L'erogazione di un servizio, una prenotazione, una pratica, un biglietto, quello che sia. E questo è il livello a cui avviene essenzialmente l'erogazione del business, l'erogazione del servizio e dei prodotti ai nostri clienti. Ma sopra questo livello operativo ci sono dei livelli superiori che sono dei livelli di gestione. No? Mentre a livello operativo devo fare le cose, ho un livello della conoscenza in cui so cosa è stato fatto e so perché viene fatto, ho un livello di gestione che serve a controllare che l'insieme di una certa sequenza di operazioni svolte sia conforme a quelli che erano gli obiettivi strategici che sono posti a livello ancora superiore. Adesso non mi faccio io di sicuro lezione di organizzazione aziendale, ma so per richiamare il fatto che l'azienda è organizzata su più livelli, al cliente interessa principalmente quello operativo perché eroga i servizi, ma per dare lavoro ai gestionali hanno dovuto inventare, ma per poter coordinare correttamente il livello operativo è necessario ovviamente una serie di punti di vista diversi rispetto all'esecuzione vera e propria delle operazioni. E quindi anche i sistemi informativi in qualche modo si dovranno calare e calare in modo diverso in questi vari strati, in questi vari livelli. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di cui non avete sicuramente bisogno. E quindi i vari sistemi informativi poi alla fine si distingueranno, si differenzieranno, non tanto in termini di tecnologia, ma in termini qualitativi del tipo di operazioni che viene loro richiesto. Qui c'è una possibile classificazione, solo per cominciare a distinguere tra queste varie tipologie di servizi. Possono esserci dei sistemi informativi
in cui c'è un'intensità di processo bassa o alta, un'intensità di prodotto bassa o alta. Quindi l'informazione gestita è complessa da gestire, il processo, oppure il prodotto erogato contiene molta informazione, quindi deve in qualche modo avere una descrizione più pesante dal punto di vista della modellazione da parte del sistema informativo. Quindi man mano che ci si sposta essenzialmente, diciamo, nella società dell'informazione, questi anni, questi nuovi modelli di business che nascono, si sposta sempre di più verso il quadrante in alto a destra, dove la quantità di il servizio che eroghi in realtà è un servizio che il cui valore consiste molto spesso nell'informazione che possiede, e il suo processo di gestione ovviamente si complica sempre di più, e questo ovviamente ha risvolti sulla complessità del sistema informativo che lo deve gestire. Ma se noi ci concentriamo sul livello di management, di gestione, quindi per questi sistemi informativi che devono via via gestire livelli di complessità di prodotti di processo sempre maggiori, il processo è qua sotto, cioè il processo che eroga il prodotto. Dopodiché il management a cosa serve? Serve per impostare e per controllare che il processo svolga la funzione per il quale è stato pensato. Questo è il tipico diagramma che si fa nei corsi di controlli, in cui tu hai un processo che eroga da un input a un output, ma poi in parallelo hai qualche cosa che va a osservare gli output e li confronta con gli output attesi di quel prodotto, di quel processo. Qualcuno che è qui chiamato control, che non è coinvolto direttamente, quotidianamente, nel day to day dell'erogazione del processo, del servizio, ma deve analizzare i risultati prodotti da questo processo. Quindi pensiamo a sistemi informativi che devono supportare il management nel fare questa operazione e che quindi in qualche modo non siano indispensabili o coinvolti direttamente nell'erogazione del processo, bensì permettano A di stabilire degli obiettivi, B di misurare come sta andando le prestazioni di un determinato processo e quindi poi di aiutare il manager a stabilire delle azioni, eventuali azioni correttive. Noi stiamo pensando chiaramente a una strategia di management oggettiva, basata su dati, non a oggi dobbiamo cambiare questo perché me lo sento, no? Questa è la parte diciamo così, di management per oroscopi o giù di lì. Invece qui dobbiamo avere un obiettivo, impostare un processo che ci permette di arrivare a quell'obiettivo e poi a mettere in campo dei metodi di controllo che ci permettono di capire se ho raggiunto l'obiettivo e se no cercare di capire perché. Magari la risposta semplice è che l'obiettivo che ci hai dato era troppo ambizioso o sbagliato, eccetera. Oppure semplicemente ci sono dei dettagli nel come questo processo viene erogato che ci fanno capire, che creano degli ostacoli, delle difficoltà proprio nel raggiungimento dell'obiettivo, e quindi magari bisognerà mettere maggiori risorse, bisognerà semplificare i processi, bisognerà aggiungere delle attività, e questo dobbiamo scoprire. Questo non ce lo dirà il sistema informativo di sicuro. Il sistema informativo ciò che si può permettere di fare è aiutarci a capire, aiutarci a capire cosa succede. Ma questa azione di controllo ovviamente non avviene sul piano della microgestione, del microcontrollo, cioè avviene su una scala di tempi più dilatata. Cioè sapere, se io sono un'azienda che produce penna sfera, sapere che oggi ho prodotto 27 penna sfera più di ieri è un'informazione che non serve a niente dal punto di vista del manager. Beh, chiaramente serve chi dovrà fare il pacchetto, chi dovrà spedirlo, chi dovrà fare le bolle di consegna sul piano operativo, sicuramente. Ma poi è un'informazione che sul momento, in tempo reale, non mi dice se l'azienda sta producendo bene, sta producendo male, sta producendo, se raggiungerà gli obiettivi di trimestre o no. Io devo riuscire a osservare il processo mentre lavora per un certo periodo di tempo, per un tempo di osservazione, e poi definire delle misure, delle osservazioni che siano aggregate, semplificate, che mi permettono di capire come sta andando nel suo complesso quel processo. Okay. Se facciamo un esempio più vicino a noi, no? Se io dovessi valutare se un determinato corso di laurea va bene, se gli studenti stanno imparando, eccetera,
non mi faccio fare un report in cui ci sia ogni singolo voto che, cioè ogni, o che ciascuno di voi ha preso negli ultimi 3 anni in qualunque esame che abbia sostenuto, perché mi viene un foglio di 12.000 righe da cui non ne faccio nulla. Quei dati devo averli, ma da quei dati devo poi capire quali sono delle misure di interesse aggregate. Allora, vediamo un po' la media dei voti, come si evolve nel tempo. Poi scopriremo che la media non è un buon indicatore. C'è una varianza troppo alta tra vari tipi di esami e per cui questo ha voti molto più alti dell'altro? Ma ragiono per indicatori semplificati, macroscopici, che riassumano una mole molto più ampia di dati. Questo è ciò che avviene su questo livello di controllo, di management. Ogni tanto, non ha senso farlo ogni giorno, ma dopo che il sistema ha lavorato per un certo periodo di tempo, vado a estrarre degli indicatori di sommario, gli indicatori aggregati, gli indicatori riassuntivi, che mi permettono di capire che cosa è successo su base storica all'interno del piano operativo. Allora, dopo un po' mi posso accorgere che il livello operativo ha dei problemi e quindi magari poi cercherò di correggere. Quindi capiamo che il sistema informativo che deve lavorare a livello operativo, supportare il lavoro a livello operativo, deve essere sempre in funzione, quindi ha un'operatività continua, ma le operazioni che gestisce sono semplici. Il singolo dato, il singolo utente, la singola richiesta, la singola risposta, la singola informazione a livello operativo. A livello manageriale è tutto contrario. Io magari aggrego su pochi dati, quindi non ho la visione della singola operazione, ma ho un dato che mi aggrega lo storico degli ultimi 3 mesi di ciò che è successo in quella parte. E queste operazioni però non le devo fare in continuo, in qualunque istante di tempo, ma le farò a determinati intervalli temporali che siano significativi ovviamente per il processo che sto osservando. Ricordo ancora sempre i primi giorni di lezione di questo corso, dove c'era gente seduta anche sugli attaccapanni. Ecco, se avessimo preso lì, no, quella misura per dire quant'è l'affluenza dei corsi, avremmo sbagliato completamente, no? Perché avremmo osservato un fenomeno su un intervallo di tempo non adeguato rispetto all'intera, diciamo così, all'intero svolgimento, in questo caso del corso, cioè del fenomeno che stiamo osservando. Quindi dobbiamo fare sempre molta attenzione ad osservare le cose nel loro ciclo di vita, no? Altrimenti prendiamo delle misure, anzi delle cantonate, chiamandole misure. Poi sopra il livello manageriale, che è quello di cui ci occupiamo qui in dettaglio tra un attimo, c'è poi il livello strategico, no? Sono due livelli diversi. Il livello manageriale cerca di limare e far funzionare a dovere, così come è pianificato, un determinato processo che è pianificato. A livello strategico faccio le scelte se aprire o chiudere nuove attività, nuove linee. Anche a livello speculativo vado a vedere quanto potrebbe rendere in futuro, no, una determinata nuova attività. Allora, anche qua, se vogliamo, il salto è ancora più alto. Vorrà dire che per fare le scelte non mi basta solamente più andare a aver monitorato il mio processo negli ultimi 6 mesi, ma dovrei probabilmente andare a monitorare cosa è successo nell'intero mercato di riferimento, magari anche in altri stati, per poter dare un supporto alla decisione strategica. Quindi anche qui mi servono dei sistemi informativi che sono ancora, diciamo, elaborano, ingeriscono una quantità di dati ancora maggiore, di cui veramente il singolo dato del fatto che il mio concorrente abbia venduto un giovedì mattina una penna rossa in Croazia assolutamente non serve a nulla, ma a livello aggregato mi può capire se conviene, diciamo così, aprire un certo mercato oppure meno. Quindi una quantità di dati ancora più alti e dove la ripetibilità dell'analisi è ancora minore, cioè mentre nell'operativo lo faccio di continuo, l'azione, nel manageriale lo faccio periodicamente, nello strategico lo faccio episodicamente, cioè capita una volta di dover fare questa, analizzare un certo tipo di strategia e poi basta, nel senso che la prossima volta sarà una strategia diversa e quindi il tipo di operazione che dovrò fare sarà ancora diverso. Quindi in questo caso mi servono dei sistemi che siano veramente molto, molto aperti a poter giocare, sperimentare, visualizzare i dati ed elaborare sotto punti di vista diversi. E quindi si parla di cruscotti, no, che siano in grado di visualizzare, riassumere in modo, direi anche brutale, una complessità del mondo, no, che stiamo cercando di andare a valutare. E questa brutalità a volte è quella che poi in realtà
rischia di far prendere delle scelte che siano avulse dal mondo, perché ti basi sul numerino che è aumentato dello 0,02. Ma vabbè. E quindi, tanto per avere un flash, i vari tipi di industrie, quando fanno delle valutazioni strategiche, devono valutare dei dati che sono effettivamente dell'ordine di milionate, quasi variati milioni di informazioni che devono essere messe insieme per poter valutare, che ne so, nel caso della telefonia, se cambiare un determinato piano in un certo modo può dare profitto oppure perdita, no? Se quando io ti aumento il prezzo di un centesimo è più il guadagno del centesimo che ho preso oppure la perdita degli utenti che mi hanno abbandonato, o cose di questo genere. Per sapere questo devo avere una base di dati su cui lavorare, no? Miei e possibilmente anche dei miei concorrenti molto ampia. E però su questo effettivamente si riescono a fare delle valutazioni, diciamo, strategiche, non solo sul passato, cioè su ciò che ha fatto il processo mentre ha lavorato nel periodo di osservazione, ma su ciò che potrebbe essere il futuro. Per questo mi servono più dati, per creare un modello credibile del mercato di riferimento e delle sue evoluzioni predicibile nel futuro. Ecco, su queste linee ci sono molti, diciamo così, vendor, molti prodotti che vengono venduti a livello commerciale, che cercano di coprire questi vari tipi di esigenza. Qui abbiamo provato a mettere un elenco di nomi attraverso cui sono spesso noti, no, a livello commerciale questi sistemi, partendo dai sistemi più operativi, che a volte vengono chiamati sistemi di transaction processing, cioè di elaborazione della singola transazione, della singola operazione, fino ad arrivare ai sistemi executive support system, cioè sistemi che sono in grado di fornire supporto al livello, diciamo così, dell'amministratore delegato o del consiglio di amministrazione, per passare dai sistemi informativi gestionali, ai sistemi di supporto a decisioni, che ci permettono di valutare in modo strutturato l'effetto di varie alternative, e sistemi di gestione della conoscenza, per passare ai sistemi di gestione documentale o di automazione d'ufficio, cose di questo genere, automazione di processi d'ufficio. Quindi sono tutti i livelli che stanno sopra in qualche modo delle transazioni, che è quello in cui avviene, diciamo così, il business dall'input all'output, ma servono per supportarlo. Allora, noi il focus che ci diamo è su questi sistemi qua, a livello di manageriale, perché sono quelli ancora legati ai processi gestiti dal sistema. Mentre a livello executive o a livello strategico ci si astrae rispetto all'organizzazione attuale, no, dell'attività, ma perché si pensa, diciamo, in termini molto più ampi. Qui ci sono alcuni esempi, sempre per mettere le parole chiave che poi diciamo, ritroviate anche su, nella, diciamo così, a livello di news, notizie oppure informazioni aziendali, di quali sono le funzionalità che i vari livelli gestiscono. Ma non ci entriamo nel dettaglio. L'ultima, appunto, prima di cambiare, diciamo, il set di slide ed entrare nel dettaglio dei management information system, è il fatto che questa stratificazione a livelli, quindi dall'operativo, gestionale allo strategico, in realtà avviene non solo per l'intera azienda, ma all'interno di ogni area dell'azienda stessa avvengono queste operazioni. Quindi noi possiamo parlare di un'operatività a livello manufacturing, ma anche un'operatività a livello accounting. Anche lì, ovviamente su ciascuno di questi ci saranno i vari livelli. No, questa figura, quella che prende il nome di piramide di Anthony, ci riassume o ci ricorda essenzialmente che c'è questa dualità nell'organizzazione aziendale. Noi lo leggiamo dal punto di vista dei sistemi informativi. C'è un conto un sistema informativo gestionale per il manufacturing, un conto un sistema informativo gestionale per l'accounting. Cioè sono entrambi sistemi che dovranno gestire o valutare la bontà di un processo così come implementato in parti diverse dell'azienda, nel quale il primo gestisce magazzino, produzione, macchine, e il secondo invece gestisce bolle, fatture e anticipi di denaro, cose del genere. Quindi saranno sistemi informativi anche molto diversi tra di loro. Quindi possiamo immaginare che in ciascuna di queste caselle ci siano prodotti diversi. Man mano che si sale si somigliano di più, cambiando azienda. No, se io produco penna sfera o produco corsi universitari, il livello operativo è totalmente diverso. Però man mano che salgo, la gestione dei processi, la gestione delle strategie rischia di somigliarsi un po' di più, cioè la contabilità è uguale che io sia, che ne so,
una piccola azienda, una grande azienda o altro, perché segue le sue regole, no? Quindi a questi livelli qua, 1, 2, 3, di fatto è quasi indifferente. Perché si estrae, ci si estrae sempre di più rispetto all'effettivo processo che viene svolto. Quindi questo dal punto di vista dello spazio di mercato che hanno i venditori dei sistemi informativi. No? Il famoso SAP, no? Che tutti vogliono non usare, ma devono, alla fine si risolve, si propone dicendo: guarda che io su questa, almeno su questa componente qui, ti do tutto, indipendentemente dal lavoro che faccia tu, perché qui ci sono dentro le best practice e ci sono i metodi già pronti per gestire la tua azienda. Qui c'è addirittura la pretesa di dire: guarda che il metodo di gestione è lo stesso indipendentemente dal lavoro che stai facendo. Può essere vero o no, loro ovviamente che lo vendono dicono che sì, ma no, per dire che in ogni casella ha le sue specificità, le sue, diciamo, le sue richieste particolari. Allora, senza perderci nei dettagli casella per casella, perché ci farebbero addormentare, proviamo invece a concentrarci sul livello di management, dei sistemi informativi per supporto al management essenzialmente, entrare un pochino più nel dettaglio su come funziona. Questo è un modello possibile, legato a un controllo di tipo oggettivo da parte del manager. Allora, questa è una figura un pochino più articolata rispetto a quella che abbiamo commentato due minuti fa, in cui noi abbiamo un processo sotto qua che viene eseguito. Ok, l'esecuzione dall'input all'output. Questa freccia da sinistra verso destra ci ricorda un po' che stiamo elaborando degli input, delle richieste, delle commesse, degli ordini per produrre qualche cosa. Facciamo anche l'operazione di astrarre, per il momento fingiamo che non ci interessi che cosa stiamo producendo. Ma in più è comparso un nome, monitoring, che dice che mentre io produco devo anche tenere traccia di ciò che faccio. Sembra banale, ma non è poi così banale, perché poi la domanda successiva è: sì, ma di che cosa devo tenere traccia? E ci arriva uno che risponde: di tutto. Beh, no, di tutto no, perché magari costa troppo tenere traccia di tutto, no? Facendo di nuovo l'esempio dell'occupazione dell'aula, se dicessi voglio tenere traccia di tutto, dovrei sapere ciascuno di voi ogni giorno se è venuto o no. Ma chi se frega? No? È vero che voi siete degli individui con la propria personalità, ma che ci sia uno, che ci sia l'altro, occupa lo stesso numero di sedie. No? Per cui ai fini di quel tipo di controllo non interessa tenere traccia anche dell'identità della persona. Quindi non ci mettiamo a mettere in piedi un sistema complicatissimo per ottenere un'informazione che poi alla fine non mi serve. Allora, cos'è che mi serve? Beh, mi servono le informazioni su che cosa ho ottenuto alla fine del processo per poter controllare, quindi verificare se ciò che il processo ha prodotto è in linea con ciò che avevo definito all'inizio. Quindi qui parte da un concetto che tra l'altro nelle nostre aziende italiane fatica molto, diciamo, ad essere compreso, il fatto di avere un obiettivo fin dall'inizio. Mi do un obiettivo, sulla base di questo obiettivo progetto un processo, lancio in esecuzione questo processo e poi ho un'estrazione di informazioni dall'esecuzione del processo, quindi informazione che transita dal livello operativo su fino al livello manageriale, e a livello manageriale viene analizzata questa informazione, la si elabora e si dice: guarda, ciò che ho ottenuto è questo. È ciò che avevi pianificato? Corrisponde all'obiettivo che avevi? Oh, obiettivo non in termini fuffologici o marketologici, obiettivo in termini oggettivi, numerici, concreti. I primi sono facili da fare, non basta scrivere una bella press release, una bella brochure, domani saremo. Ma poi quelli concreti, entro tot mesi, io ho sentito dire al mio rettore del mio corso dell'anno accademico che entro pochi anni passeremo da 35.000 a 40.000 studenti. Che bello, però un obiettivo perlomeno definito, chiaro, numerico, sputeremo sangue, bene, ma però definito e controllabile. Se tra 5 anni anziché a 40.000 saremo a 36, vuol dire che quell'obiettivo non è stato raggiunto. Se saremo a 42, vuol dire che è stato raggiunto e superato. Quindi bisogna partire in una mentalità nostra di porre gli obiettivi che siano oggettivi, quantificabili e misurabili. Allora, se sono così, è possibile
analizzare il processo, estrarre dei dati, in questo esempio è un dato molto semplice, gli iscritti, ogni anno. Il dato troverà in un minuto quel dato, no? Gestisce la segreteria. E quindi si può controllare, no, se l'allenamento del processo è conforme all'obiettivo che si era dato. E se non lo è? E se non lo è, in qualche modo devo identificare delle azioni correttive, che se va bene sono azioni correttive sul processo. Capisco perché non ho raggiunto quell'obiettivo e allora decido cosa devo fare affinché lo possa poi effettivamente raggiungere. Oppure, qui mancava la freccia perché era brutto da disegnare, le azioni correttive sono correttive sull'obiettivo. Cioè mi rendo conto che quell'obiettivo non è raggiungibile. Non lo è mai stato? O non lo è più perché è cambiato il contesto? Magari, non lo so. Però è un'analisi che devo fare qui a livello oggettivo. Allora, questo box qui è il lavoro del gestionale. Una persona che si mette a ragionare sui dati, a ragionare sui processi e dire, ok, come posso migliorare? Questa parte di outcome control, delta analysis, quindi estrazione dei dati, elaborazione dei dati e analisi delle differenze rispetto all'obiettivo è il compito invece del sistema informativo, che da solo può tirare fuori quei dati e quelle informazioni che servono per ragionarci, per identificare le possibili aree in cui possiamo migliorare. Il sistema informativo non ti dirà mai cosa devi fare, ma ti permetterà di avere dei numeri sulla base dei quali capire se intervenire lì serve oppure no, oppure stai intervenendo dove è più facile intervenire ma non dove è più utile intervenire. Questo è ciò che ci serve quando dobbiamo pianificare, far change management essenzialmente all'interno dei processi. Allora, ovviamente tutto questo processo si regge in piedi se abbiamo l'informazione giusta dal livello operativo, non astrologica, come dicevo prima, informazione reale. Quindi il livello operativo va avanti tranquillamente nella sua operatività, ma mentre va avanti lascia delle tracce, salva dei dati, fa dei calcoli, sulla base dei quali si possono definire degli indicatori che possono essere utili quando verrà il controllo periodico, a fine anno, a fine trimestre, a fine mese, a fine settimana, dipende da cosa stiamo facendo, che lo si possa fare avendo a disposizione i dati di ciò che è successo nel passato. E quindi in qualche modo stiamo cercando di dire che non solamente il sistema informativo deve gestire i processi, ma deve anche fornire un ausilio alla misurazione dei processi, alla valutazione dei processi. Cioè all'interno di un processo definiamo delle misure che il sistema informativo ci aiuta a tenere, di cui il sistema informativo ci aiuta a tenere traccia e possono aiutare. E questa è un'arma ovviamente a doppio taglio come minimo. Primo è ovviamente che ciò che non viene misurato è fuori controllo. Cioè se io non misuro una certa quantità, quella quantità può salire, può scendere, nessuno se ne accorge. Poi magari non è grave, oppure è grave, è importante, non lo so. Ma di sicuro se non la misuro non potrò mai sapere se sta migliorando o peggiorando. Questo vogliamo. Allora, questo lo possono. Questa frase qua si può leggere in due modi diversi. No? Se non sto misurando, è come se non esistesse. Se non fosse mai stato fatto, se non fosse mai esistito. Non me ne frega abbastanza, non è abbastanza importante per me sapere se è stato fatto oppure no. Quindi, in qualche modo, se in un processo o un punto in un'azione importante, dovrò avere qualche misura che mi va a vedere se, quando, come, quante volte, con che tempi quell'azione è stata svolta. Perché altrimenti è come se non fosse fatta. No. Adesso si dice, sono andato al concerto di Pinco, fammi vedere un selfie, se non ci credo. No? Ecco, la stessa cosa è qua. No? Noi dobbiamo fare i selfie al processo che ci dicano che quella cosa determina di essere fatta. Altrimenti sono balle, sono cose che vi racconti ma non sono tenuto a crederci. Non posso basare delle decisioni sulla base di informazioni che non sono certificate prese dalla fonte. Attenzione che questa cosa la possiamo leggere al contrario, forse subito l'abbiamo letta tutti al contrario, che ciò su cui veniamo misurati effettivamente verrà fatto,
Ciò su cui non veniamo misurati invece sfuggirà al controllo. Tutti noi siamo persone che minimizzano la propria fatica, no? Perché se io vi dicessi, sempre rimaniamo sull'esempio stupido dell'aula, che do un punto in più all'esame se frequentate le lezioni seduti sulle sedie, qua in aula, allora avrei l'aula piena, no? Perché vado a misurare una cosa e voi ovviamente vi adeguate, nel senso mica c'è, cioè, vado lì, piuttosto di andare a dormire a casa, dormo in aula, tanto uguale, è un po' più scomodo, mi porto più vicino da casa, ma mi prendo un punto gratis. No? Quindi questo vuol dire che la misurazione è un'operazione invasiva. Cioè nel momento in cui io so che una determinata attività viene controllata, viene osservata, viene monitorata, allora le persone che sono coinvolte in quell'attività si comportano in modo diverso. Al solo sapere che vengono monitorate, a volte magari non vengono, a quello servono le telecamere finte, no? Le metti lì e uno dice, ma magari ci sarà o non ci sarà la telecamera? Nel dubbio non rubo, no? O cose del genere. Quindi è un effetto, se vogliamo, che sfora dal tecnologico sul sociologico, psicologico, no? Ovviamente c'è, cioè, sul comportamento delle persone, ma in realtà il comportamento delle aziende non può prescindere dal comportamento delle persone. Quindi il fatto che sappiamo che una determinata misura venga fatta e un'altra misura invece non venga fatta fa sì che le persone tendano a ottimizzare la prima e a fregarsene della seconda. Ma questo è scontato, è ovvio, è banale. No? E quindi dobbiamo tenere conto, dobbiamo fare attenzione, no? Non dobbiamo essere, va bene misurare, va bene avere i dati, ma non dobbiamo essere ossessivi sui dati, perché se poi vado ad ottimizzare una variabile, l'altra la perdo di controllo. Quindi ciò che viene misurato viene fatto in senso positivo, in senso negativo, cioè nel senso che ho la prova che viene fatto, ma facciamo attenzione che induce una variazione del comportamento. Questo indicatore, di fatto, quindi sto cercando di definire degli indicatori che mi dicano come è andato come si sta svolgendo il processo. Quindi quando parliamo di un indicatore di processo, in realtà sarà una misura che io faccio su una componente del processo. Quindi dobbiamo imparare, ciò che impareremo a fare un pochino è definire queste misure. Che cosa voglio misurare? In funzione di che cosa voglio tenere sotto controllo, ovviamente. Come fare a definire una misura corretta, affidabile, senza perdersi in un mare di misure possibili? Perché purtroppo i sistemi informativi gestiscono dati, hanno dei database enormi, per cui ti sembra di avere tutto. Allora ti viene voglia di dire, vabbè, vediamo quali dati ho. Trovate questi dati, costruiamo un cruscotto super figo con questi 12.000 indicatori. Non serve a niente. Gli indicatori devono essere pochi e magari scopro che l'indicatore che mi serve davvero non lo posso calcolare con i dati che ho a disposizione, perché avrei dovuto tenere traccia di altri dati. Quindi facciamo attenzione a non partire bottom up dicendo da questi dati che indicatori posso trovare, perché poi rischio di avere indicatori che non sono significativi. Ma devo fare il percorso top down dicendo, sulla base degli obiettivi, torniamo al goal, quali sono gli indicatori che mi servono per verificare se sto andando nella direzione corretta rispetto agli obiettivi? E poi, se questo porta a dei dati che ho già, bene, se porta a dei dati che non ho ma posso ottenere, mi invento come farlo ottenerli. Magari basta solo salvare un numero mentre il sistema informativo, a livello operativo, sta andando avanti, magari invece no. Magari servono delle attività in più, proprio cambiare il processo. Ci sono molti approcci in qualche modo pratici, no? O molte, diciamo, di metodologie che ci permettono di fare questo lavoro. Noi ci concentreremo su questi che sono chiamati i KPI, Key Process Indicators, indicatori chiave di processo, proprio perché prendono la vista di processo, che è quella che abbiamo seguito nel corso, quindi ci permette di analizzare un processo alla volta, mentre invece altri indicatori come i fattori critici di successo invece sono più trasversali, quindi prendono l'azienda nel suo complesso, l'organizzazione nel suo complesso, no? Allora, sempre passando attenzione, questa è un'altra citazione famosa che fa il paio con quella precedente, che più spingiamo su determinati indicatori
più stiamo modificando il comportamento dell'azienda, che diventa non più un'azienda che cerca di far bene un certo prodotto, ma diventa un'azienda che cerca di ottimizzare al meglio gli indicatori su cui viene misurata. E quindi di fatto l'azienda si adatta a migliorare gli indicatori. Quindi questo è pericolosissimo, perché nel momento in cui tu avrai un controllo quantitativo, cerchi di definire gli indicatori che per te siano ragionevoli, ma subito dopo ti accorgi che l'indicatore aumenta non perché ha migliorato il modo di lavorare, ha migliorato il prodotto, ma perché le persone hanno trovato il modo di magari far di meno, ma migliorare quell'indicatore lì. Quindi è sempre chiedersi, questa vignetta qua alla fine ci fa un esempio, dice che se tu misuri le persone sulla base del numero di chiodi che hanno prodotto, allora avrai un'azienda che produce migliaia di chiodi minuscoli, perché ovviamente ogni chiodo minuscolo richiede meno tempo e meno materiale, meno materia prima, quindi saranno più costi. Se invece sul peso dei chiodi prodotti, loro faranno pochi chiodi ma giganti, di dimensione enorme, perché se la misura è quella, vado a peso, allora questi tre pesano come questi 1000, ma ci ho dovuto lavorare di meno per poter produrre. Allora, se è un'azienda che produce chiodi, qual è l'indicatore migliore? Il numero di chiodi prodotti o il peso, diciamo così, dei chiodi prodotti? Uno da solo non è... No. È chiaro che questo è un caso limite, perché poi l'azienda non la posso mai misurare sulla base di un numero solo, ma di una serie di fattori. Una serie di fattori che poi vanno valutati. Non come spesso troppo spesso si fa, faccio una media pesata, no? Faccio, allora contiamo il 30% questo, il 20%, il 70% l'altro, facciamo la media. E allora tranquillo, ti trovo il punto di ottimo, che magari non dipende dalla domanda di chiodi nel mercato. Quindi tu produci, sono bravissimo ma non vendo, sto perdendo soldi. Perché? Eppure l'indicatore mi dice che sono bravissimo. È perché ho ottimizzato la cosa sbagliata. Quindi dobbiamo sempre tenere in mente questo, che l'interpretazione di questi indicatori è la cosa più difficile del mondo. L'impostazione, cioè definire quali e poi capire se l'indicatore mi sta raccontando la verità o mi si sta raccontando, diciamo così, lo strato di attività che serve per produrre l'indicatore e non produrre la realtà. Questo lo vediamo in tutti i settori, eh. Il settore aziendale, il settore della pubblica amministrazione, sull'università c'è un dibattito enorme in questo campo, perché c'è una fase di misurazione sempre più precisa, per cui le persone veramente molti stanno lavorando per migliorare gli indicatori, punto. Non per fare più ricerca, ad esempio. Quindi teniamolo presente. Con questi warning parliamo di misura. Allora, tutto parte dalla capacità di misurare qualcosa. L'indicatore è un numero, abbiamo detto. Allora, questo numero cosa sta misurando? Sta misurando qualcosa che avviene all'interno del processo. Quindi, torniamo in qualche modo a quello che quando facevamo fisica 1, no? Primo anno in cui ci hanno detto, la prima lezione era sulla misura, sugli errori, in cui il concetto di base è che tu, fino a quando non riesci ad associare un numero a un fenomeno, allora non sei in grado di comprendere quel fenomeno. Punto. Molto tranchant. Adesso, non se non necessariamente un numero, ma vedremo che le misure possono essere anche qualcos'altro, non necessariamente numeriche. Quindi noi dobbiamo avere un processo che ci permetta di esprimere numericamente un determinato fenomeno. Qui non parliamo di misure fisiche, no, per noi il fenomeno è qualcosa che avviene all'interno del sistema informatico. Quindi, il numero di ordini, il numero di ordini al giorno, il numero di ordini per ogni reparto, il numero di ordini diviso per prodotto, il numero di ordini per ciascun dipendente, quindi quanto riesco a gestire, e misure di questo genere. La misura stessa è definita come il processo attraverso cui si assegna un valore oggettivo, quindi la misura non deve dipendere da chi la compie,
Ah, ma sì, nel mio reparto va tutto bene. No, nell'altro reparto non va bene, ma perché chi lo è responsabile dell'altro reparto è una persona un pochino più pignola oppure pessimista rispetto a quella del primo reparto. No, non devi avere delle misure che dipendano da chi le osserva. Devono essere oggettive, attraverso le quali si assegnano dei numeri e delle entità. L'entità è l'oggetto che vogliamo valutare. Ma gli oggetti che vogliamo valutare sono sempre oggetti complessi. L'ordine, va bene, un ordine. Ma dell'ordine, ogni ordine vale uno? Oppure se un ordine da 1 milione di euro mi interessa un pochino di più rispetto all'ordine da 20 euro? E allora, l'ordine è un'entità, ma il valore di questo ordine è uno dei possibili attributi di quest'ordine. Allora posso valutare il costo di quell'ordine, o il valore. Posso valutare il numero di oggetti che ci sono in quell'ordine. È un altro attributo. Posso valutare il cliente che mi fa questo ordine. Allora magari alcuni clienti sono più importanti di altri. È un altro attributo che posso valutare. Quindi ciascuna entità, elemento, qui ci colleghiamo abbastanza con il modello concettuale, cioè il sistema informativo tratta queste entità, elabora informazioni a proposito di queste entità, ha dei suoi attributi che possono essere quelli che abbiamo messo nel modello concettuale oppure altri, no? Che scopriamo ragionandoci sul valore di questo processo. E vogliamo andare a specificare quali sono i numeri che permettono di misurare questi oggetti che stiamo producendo, questi oggetti che stiamo lavorando, questi eventi che stanno accadendo. Arriva un ordine, a che ora? Con che frequenza, da chi, da quale parte del mondo. Ovviamente queste entità, dicevamo, hanno più attributi diversi, più caratteristiche, e devo capire quale di queste caratteristiche sto misurando. Mi dicono, misura sto cellulare, sì, ma sulla base di cosa? Del prezzo, del peso, del volume, del colore? E a seconda di cosa sto facendo, mi può interessare l'una o l'altra ancora di questi attributi. Sono tutti validi, dipende qual è l'obiettivo che sto perseguendo e sulla base di che cosa voglio fare il confronto. Allora, questo ragionamento che stiamo facendo in realtà è molto più complesso di quanto non riusciamo a fare a livello intuitivo. Addirittura ci hanno spiaccicato uno standard ISO per spiegarci cosa vuol dire misurare. Adesso qui non stiamo a perdere troppi la vista nei dettagli, ma l'entità è descritta da un insieme di attributi. A questi attributi vogliamo attribuire delle misure. Qui dicevo prima il prezzo, il peso, le dimensioni, la velocità, la potenza di calcolo, la memoria, la dimensione dello schermo. Sono tutti attributi che sono in qualche modo misurabili. Alcuni misurabili in modo diretto, quelle che sono chiamate qua le misure base, alcuni misurabili in modo indiretto. Cioè, se voglio sapere il volume di quel telefono, potrei usare il metodo di Archimede, se lo metto a mollo e vedo quanta acqua sfora, quindi calcolo il volume dell'acqua che è uscita uguale al volume del telefono, oppure magari prendo le misure dei tre lati e le moltiplico tra di loro. Così non devo buttare via il telefono dopo che lo estraggo dall'acqua. Allora, però in questo secondo caso non ho misurato il volume, ho misurato i lati e poi attraverso una certa funzione ho ricavato in modo indiretto una misura di volume. Idem per la densità, non vado a polverizzare e poi mettere su una bilancia, no? Ma faccio il rapporto tra peso e volume, anzi tra massa e volume, e così via. Quindi possono esserci delle misure dirette o misure indirette che si ottengono dalle misure dirette attraverso delle funzioni di trasformazione. Vabbè, questo sugli esempi fisici è facile, no? Siamo abituati a farlo. Queste misure messe insieme, quindi combinate opportunamente, costituiscono gli indicatori che stiamo cercando. Messe insieme perché vanno in qualche modo filtrati da un certo modello di interpretazione. La misura è un numero, beh, un numero con unità di misura eventualmente. 10.000 euro. Sì, cos'è?
Tanto poco, boh, dipende da cosa si riferisce. Ah, si riferisce alla norma dell'ordine, ok, tanto poco. Non so se sto vedendo penna sfera oppure camion. Quindi l'indicatore assume un significato solamente quando viene calato nella realtà di ciò che, del significato di ciò che sta misurando. Quindi noi definiremo degli indicatori che vanno non solamente a prendere dei numeri e metterli lì in fila in ordine alfabetico, ma gli associamo un'interpretazione. Questo serve per misurare una certa cosa. Per me rappresenta la redditività, per me rappresenta la produttività, per me rappresenta la qualità, per me rappresenta la tempestività, che sono le qualità che io voglio che la mia azienda abbia, sulle quali voglio investire, sulle quali ho definito gli obiettivi. Quindi definirò questi indicatori che sono fatti prendendo delle misure, dirette o indirette, e combinandole tra di loro. Ah, un ordine di 100.000 euro, è importante, non so se è l'unico negli ultimi 6 mesi, magari non è così, non devo essere così contento. Allora vado a prendere il dato singolo, il dato di ieri, il dato del mese. La misura è sempre la stessa, però come la interpreto, come la impacchetto, come la aggrego a livello di sommario, a livello di misura riassuntiva come indicatore, dipende dall'interpretazione che ne do. E quindi questa qua è la catena che cerchiamo di percorrere. Quindi il nostro scopo è cercare di capire come definire gli indicatori partendo dalle misure. Qui ci sono alcuni esempi di misure diverse, ad esempio qui parla di produttività come misura composta, project productivity messa qua, che è ottenuta dal rapporto tra il numero di ore impiegate e il numero di unità prodotte, unit count. Use case point in questo caso. È una produttività software, quindi dice per implementare 100 casi d'uso, quante ore ci ho messo? Allora vado a vedere quante ore ci ho messo e quanti casi d'uso ho implementato. E questo mi definisce una produttività misurata, definita in un certo modo, cioè ore per caso d'uso implementato. Che capiamo già che se il caso d'uso è semplice o il caso d'uso è complicato, non è così rappresentativa, no? Non è così buona come misura, perché non dipende dalla complessità del caso d'uso. Ma questo è comune a tutti i tipi di misure. Cioè hanno un certo campo di validità che noi dobbiamo riconoscere quanto è preciso, no? Quanto misura oggettivamente il fenomeno. No, perdono, ho detto la parola sbagliata. Questo misura oggettivamente un fenomeno, ma l'interpretazione che ne do quanto è accurata della reale produttività. Perché io vedo che questo qui è una produttività molto bassa, produce molto meno degli altri. Poi mi accorgo che lui è il più bravo di tutti e a lui hanno dato le cose più complicate da fare, mentre gli altri che sono un pochino più scarsi fanno le cose facili, allora è ovvio che magari ne producono di più. Quindi questo non me lo dice il numero. Io so che la metrica è definita in un certo modo, quella metrica è vulnerabile, è suscettibile di una certa possibile malfunzionamento, malinterpretazione. Vabbè, ma però questo dipende poi dall'interpretazione che ne do. Queste misure in qualche modo vanno raccolte. Quindi mi serve un processo di misurazione, ad esempio, come faccio a raccogliere le ore lavorate? Beh, ad esempio faccio compilare dei timesheet dalle persone, i fogli orari, ho iniziato alle ore tal dei tali, ho finito alle ore tal dei tali. Poi bisogna vedere se lui ha dormito sul tavolo oppure ha lavorato. E qui, vabbè, nel documento specifico c'è scritto quali sono i casi d'uso, per esempio. Quindi devo capire come andare a pescare, no? Dal mondo reale i valori di queste misure. Le misure dirette in qualche modo hanno fatto sul mondo reale. O attingendo informazioni che ho già o che il sistema informativo ha già, oppure aggiungendo azioni. Se il time sheet non c'era, lo devo aggiungere. Perché se non lo creo, non posso misurare questo, se non posso misurare questo, non posso definire quell'indicatore. Quindi ci accorgeremo quando ragioneremo sui KPI dei processi che il nostro processo bellissimo che abbiamo fatto gli manca un pezzo, perché altrimenti non riusciamo a misurare una certa caratteristica di qualità del processo stesso. Quindi a differenza, non faccio la distinzione tra i vari modi di usare misura come nome o come verbo. In italiano misura è l'oggetto, misurazione è il verbo, in inglese è più complicato, è più ambiguo. Ma guardiamo le ultime due.
Una misura usa una scala di misurazione, si misura in ore, in giorni, in metri, per ottenere il nostro obiettivo finale, è un indicatore. Un indicatore cos'è? Una misura, proviamo a leggerlo, che fornisce una stima o una valutazione che è derivata da un modello rispetto a bisogni informativi ben definiti. È un po' contorta come frase, però mi dice che per avere un indicatore devo avere essenzialmente due cose. Un modello di riferimento, cioè un'interpretazione che mi dica cosa vuol dire questa cosa, e una o più misure da poter usare e combinare. Quindi i dati che mi arrivano dal basso. I dati che mi arrivano dal basso e l'interpretazione che mi arriva dall'alto. Questo è ciò che dobbiamo mettere insieme. Allora, qui ci sono alcuni esempi di attributi che possono essere misurati in modo diverso. Guardiamo solamente i primi due, perché sono facili. L'età di una persona la posso misurare attraverso il dato anno di nascita. Oh, poi l'anno di nascita non è l'età, occhio, ovviamente. L'età si può ricavare dall'anno di nascita, quindi si può ricavare attraverso una misura indiretta. La misura diretta è l'anno di nascita. L'età sarà la misura indiretta che si ottiene facendo 2018 meno l'anno di nascita, che mi dà la misura dell'età attraverso la misurazione dell'anno di nascita. Oppure un altro modo di misurare l'età è il numero di mesi da quando è nato, e non è che si usa molto particolarmente, se non per i bambini piccoli, l'età in mesi, ma è un modo lecito di esprimere quell'attributo. Quindi anche un determinato attributo può essere misurato in modi diversi. In questo caso questi due sono abbastanza equivalenti, nel senso che è possibile con una semplicissima trasformazione passare da uno all'altro, al netto della precisione, per cui in un caso è in anni e l'altro è in mesi. In altri casi non è così, cioè se io voglio misurare la lunghezza di un programma, conviene misurare il numero di righe, che compone il file sorgente, oppure il numero di istruzioni eseguibili in quelle linee. Cioè, la differenza tra la prima e la seconda è che se tutte le linee vuote, tutti i commenti, non contano nel secondo perché sono linee non eseguibili, mentre invece le prime sì. Le prime sono linee di codice, comunque contate. Allora, qual è meglio? È meglio un programmatore? Allora, è chiaro che questa qui è facilissimo da pompare, perché se io devo scrivere 100 righe di codice, le scrivo una riga sì, una riga no, sono diventate 200, perché faccio riga bianca tra una e l'altra. Quindi se so che vengono misurate, pagate sulla base di quello, abbondiamo con le righe bianche, sicuramente. Allora magari sembrerebbe meno l'altro, dopodiché tu hai i programmi che sono magari, tanto a questo punto non mi dà valore avere un'impaginazione corretta, avere commentare le funzioni, quindi i blocchi di codice che sono dei grovigli incomprensibili, tutti schiacciati perché mettere un commento non mi paga, perché non viene valutato, se lo metto corto, se lo metto lungo, è uguale perché non conta zero, e allora incentivo a non metterlo. Allora, magari sul breve termine una produttività migliore, perché le persone non perdono tempo a scrivere commenti o impaginare bene il sorgente. Poi tra sei mesi, quando devo correggere un errore, apro un codice e non capisco più niente. Cosa è meglio? Non lo so. Ci sono varie metriche proprio per questo. No, nessuno è mai convinto, non esiste mai una metrica che sia perfetta, dipende da cosa stiamo in qualche modo misurando e dobbiamo sempre comunque comprendere le limitazioni. Ad esempio, un'altra cosa carina è quella sul test. Qui facciamo sempre riferimento a metriche per il software, no? Ma valgono anche su altri casi. Tu hai un processo di testing di un software e misuri l'efficienza del testing dal numero di errori, di malfunzionamenti, di bachi che hai trovato ogni 1000 linee di codice. Allora, questo numero, se è alto, cosa vuol dire? Se è alto vuol dire che chi fa il testing è bravo, perché è riuscito in ogni 1000 righe di codice a trovare tanti errori. Può anche voler dire che chi scrive il codice è uno scarpa.
vuole dire tutte e due cose. Allora devo fare attenzione a non premiare chi fa testing, perché in realtà dovrà licenziare il programmatore. O viceversa, eh? Se quel numero lì è molto basso, prendo chi fa testing e dico non sei capace. No, guarda che in realtà magari il codice è abbastanza pulito, quindi c'è un po' di errore dentro. E come faccio? Beh, devo sapere qual è, diciamo, il livello di difettosità che mi devo aspettare mediamente da quel tipo di software. L'indicatore di per sé non dice nulla, da solo. 10 errori ogni 1000 righe di codice, è tanto o poco? Non lo so. Però se io faccio 10 errori, se trovo 10 errori ogni 1000 righe di codice e qualcun altro ne trova 50, allora vuol dire che c'è una differenza. Quindi molti di questi indicatori, quando prima si parlava del modello di interpretazione, vanno interpretati nel contesto del valore atteso, nel contesto del valore passato, ma meglio o peggio di ieri, nel contesto del settore aziendale, cioè le altre aziende che valoriamo. Avere dei valori di riferimento con cui interpretare quel numero, perché c'è un numero, non c'è nulla. Devo sapere come interpretare quel valore. Interpretarlo significa metterlo in un contesto. Il contesto vuol dire lo stesso indicatore del mese prima, o lo stesso indicatore nel reparto a fianco, o nell'azienda concorrente, oppure rispetto agli obiettivi, o rispetto all'analisi che ho fatto. Allora so valutare se il valore che ho ottenuto è buono oppure meno. E se non è buono, cerco di capire perché, se è un problema di tester o di programmatore, perfetto. Quindi questa è la parte difficile, no? Definire un indicatore di cui poi io sia in grado di interpretarlo, di capire innanzitutto se è buono o meno, e se non è buono, da che cosa dipende e quindi su che cosa intervenire. No, questo qua saltiamo. Quindi, noi dobbiamo, nel definire una misura, dobbiamo innanzitutto dire che cosa stiamo misurando, su che cosa. Prima hanno chiamato entity e attributi, no? L'attributo di un'entità. Cosa misuro e su che cosa lo sto misurando? Su quale entità lo sto misurando? Beh, questo è il punto di base. Noi, arrivando alla fine di un processo di specifica, dovremmo avere le idee già abbastanza chiare su quali sono le entità di cui il sistema lavora, su quali sono poi i processi che poi mi dicono anche in quali punti possono essere misurate le cose. Quindi devo ovviamente conoscere che lo sto misurando. L'ultimo punto di questa slide ci dice: non è che devi costruirti il modello del sistema in funzione delle misure che vuoi fare. Non ti devi inventare un attributo di un'entità che magari l'entità non aveva, non ci avevi pensato prima, ma perché così ti viene comodo definire un certo indicatore. Ma perché altrimenti sono indicatori fasulli. E più sono fasulli gli indicatori, più è facile farli lievitare, farli migliorare, senza nessun impatto. Quindi il primo problema che ci diamo è: misuriamo davvero il processo, una qualità, un attributo vero del processo. Poi magari quell'attributo prima non l'avevamo salvato, adesso ci accorgiamo che dobbiamo salvare, ma non lo dobbiamo inventare, no, in modo surrettizio solo per avere qualche cosa da misurare. E che tipo di misure dirette possiamo prendere? Il tipo di misure dirette sono misure di dimensione. Dimensione fisica, stiamo costruendo gli oggetti, qui parla di dimensione di un programma, dimensione di un oggetto, quantità, no? Peso, massa, volume, di input o di output, di materia prima o di prodotto finito. Un tipo di misurazione è questo, una misurazione di quantità. Oppure durata, cioè il processo si svolge nel tempo. Allora misuro intervalli di tempo, da quando arriva l'ordine a quando lo consegno, da quando inizia la produzione a quando arriva al magazzino, dalla consegna alla fatturazione. Il tempo mi interessa sempre in termini di intervalli, non mi interessa mai in termini assoluti. Sapere che una cosa è avvenuta di giovedì non dà proprio informazioni, non spesso. Misure di qualità, ad esempio difetti,
quanti pezzi da una fase di testing sono risultati difettosi. Qui c'è l'esempio sempre del software, ma va bene qualunque tipo di prodotto, di servizio. Quante attivazioni di servizi telefonici ho fatto che poi non funzionavano perché ho dovuto mandare il tecnico a verificare perché c'è stato qualcosa di storto. Quindi quante anomalie le posso contare rispetto, non rispetto, non mi concorda da voi. Oppure le risorse. Le risorse possono essere, ad esempio, risorse umane. L'effort, quante ore uomo ci sono state dietro a questo risultato? E di quale persona, magari, con quali ruoli vuole essere. Oppure possono essere risorse economiche, o risorse materiali, quante macchine ho tenuto occupato tutta la parte di pianificazione che fate della produzione, gioco su questo, come ottimizzare al massimo l'uso delle macchine, quindi valutare il tempo macchina speso per un determinato prodotto. Queste sono tutte cose che si possono misurare direttamente, in modo più o meno automatizzato. Allora, sapere per quante ore al giorno ha lavorato quella macchina lo può fare l'operaio a fine turno, non sembra un foglio di carta, oppure la macchina da sola può avere una centralina elettronica che mi comunica il dato in tempo reale. O a fine giornata, a fine turno, perché non è che mi interessi proprio avere davvero il tempo reale, no, ai fini di valutazione del processo. Calcolare l'impegno orario di una persona, tipicamente la persona che deve dirtelo, a meno che tu non metti una seconda persona che gli stia dietro e si segni sempre cosa sta facendo lui. Adesso sta telefonando, adesso è soffiato il naso, adesso sta scrivendo il codice, adesso sta pensando, chissà cosa sta pensando. Lo devo segnare come ora di lavoro o come ora di distrazione, cioè, ovviamente. Quindi sono tutte misure che si possono prendere con metodiche diverse, con precisioni diverse. E poi si possono combinare. Ad esempio possiamo parlare di produttività come rapporto tra la produzione e lo sforzo e le risorse impiegate. Quindi il numero di righe di codice prodotte rispetto al numero di ore, che parla di mesi, è uguale a un'unità di misura di tempo, impiegate. Oppure di difettosità, che parla di densità di difetti, cioè il numero di difetti totali fratto la dimensione di ciò che ho prodotto. È chiaro che se ho prodotto 1000 pezzi, magari ne avrò 10 di questi difettosi, se ne ho prodotti 100.000, allora mi aspetterò che il numero di prodotti difettosi sia maggiore, ma magari in percentuale è uguale a un milione, è un minore, quindi mi interessa sempre, quasi sempre gli indicatori sono dati da un raffronto da due quantità, il valore assoluto è raramente utile di per sé. Vabbè, ci sono altri esempi che sono tutti relativi al campo del software, no? Poi per i nostri sistemi ce li dovremmo inventare. Quindi noi vediamo il nostro processo come qualche cosa che consuma delle risorse, le elabora e produce un prodotto finito. E beh, questa è la visione semplice. Però c'è il processo che comunque si relaziona con un ambito esterno. Quindi possiamo prendere delle entità, misurare degli attributi di entità, che possono essere o misure interne o misure esterne. Cioè, prendiamo un oggetto concreto. Sempre il telefono, la sua massa, il suo peso sono misura interna, dipende solo dall'oggetto stesso, dalle caratteristiche dell'oggetto stesso. Misure esterne invece sono quelle che osservano l'oggetto, il prodotto, nel contesto in cui viene usato. Se uno dice, ma il telefono prende bene, e questo dipende non solo dall'oggetto ma anche dalla copertura di campo che c'è. Quindi in questo caso è una misura che non dipende solo, non posso ottenere solamente osservando quell'oggetto, ma devo conoscere qual è il contesto nel quale viene prodotto, viene utilizzato, viene realizzato, eccetera, eccetera. Oppure il passo ancora dopo è
la misurazione del prodotto, un'entità, mentre viene nel suo utilizzo. Quindi ad esempio qua mi chiedo quando l'utente utilizza quel prodotto, è soddisfatto o non è soddisfatto, lo manda indietro, se ne lamenta, riesce a usarlo facilmente. Queste addirittura sono misure, in questo caso, meno tecniche, se vogliamo, pur sempre oggettive, possono essere rese oggettive, attraverso tecniche di indagini statistiche, chiaramente questionari e cose simili, ma sono relative alla percezione che l'utente ha del prodotto, mentre quelle misure esterne sono relative al funzionamento tecnico ancora del prodotto quando è in funzionamento. E le prime sono relative alle caratteristiche interne, intrinseche del prodotto, anche prima di accenderlo essenzialmente, semplicemente quando è ancora in fabbrica. Più vado avanti in questa scala, più mi costa misurare. Cioè, mentre è facile andare a misurare, valutare, collaudare, testare, contare un pezzo finché ce l'ho in fabbrica, finché ce l'ho in magazzino, diventa difficile quando è già sulla catena di distribuzione, è ancora più difficile capire come funziona una volta che sarà nelle mani degli utenti. Quindi la misurazione è bella, definire l'indicatore è bello, ma poi ogni indicatore ha un costo, ogni dato ha un costo per poter essere ottenuto. In alcuni casi il costo è evanescente, marginale, perché magari prendo un dato dal sistema informativo che ha già. In altri casi devo mettere non solo delle attività ma anche del budget per riuscire ad esempio a ottenere queste informazioni degli utenti. Nel campo del software, questo ormai, soprattutto pensiamo sia ai siti web ma soprattutto alle applicazioni mobili, che c'è una versione ogni 3 giorni dell'applicazione, come fanno a sviluppare, aggiungere una funzionalità, cambiare in continuazione questa applicazione? Ma perché man mano che voi usiate qualunque app, l'app stessa sta parlando con il fornitore del software e sta dicendo cosa state facendo, quale funzionalità usate. Per cui se il produttore vede che gli utenti usano queste funzionalità oppure la usano di più o la usano di meno, allora investono di più in questa piuttosto che in quell'altra. Quindi il fatto di avere le app ma anche le macchine connesse, ma anche gli impianti industriali connessi a chi? Al produttore, permette al produttore di avere questi dati che non aveva mai avuto. In passato non aveva mai avuto. Pensate a chi produce, faccio questo esempio perché mi ricordo, me l'ha raccontato una persona che ci lavorava, una lavatrice. Tu fai una lavatrice e predisponi 8-10 programmi di lavaggio diversi, poi la vendi, ma tu sai poi i tuoi clienti che programmi di lavaggio useranno? Se c'è un programma che tu hai predisposto e nessuno usa, o con che frequenza, non lo sai. Per saperlo, di fatto il modo in cui riescono a saperlo oggi è tramite la rete di assistenza. Se tu hai un guasto, porti presso l'efficienza autorizzata, loro vanno lì, mentre te aggiustano, ciucciano i dati, così quando portate la macchina dal concessionario autorizzato, si collega alla centralina, vediamo se tutto è a posto, distruzione i dati sulle velocità, sui chilometri, sulle percorrenze, eccetera. Perché gli servono? Gli servono per capire il loro prodotto, come viene usato, se funziona, su quale funzionalità investire di più. Per forza. Allora, oggi tutti i dispositivi connessi che voi comprate fanno questo lavoro. Telefonano a casa ogni tanto e dicono: senti, io oggi il mio utente mi ha fatto questo, questo, quest'altro, mi ha attivato questa funzionalità. E sulla base di questo riesco oggi a ottenere dei dati in use sul dal campo, che anche solo pochi anni fa erano impensabili. Vabbè, qui ci sono esempi. Allora, per apriamo una parentesi un po', sembra un po' distaccata, forse un po' teorica, ma c'è teori qua, non facciamoci spaventare. Il problema è che molti degli indicatori che definiamo, che ricomincio a fare. Molto spesso quando definiamo un indicatore rischiamo di definire qualcosa che non ha senso. Faccio l'esempio di prima. La vostra carriera universitaria è misurata da un numero che si chiama media degli esami. In realtà da 2 numeri, crediti acquisiti, la media, e poi c'è il terzo numero che è una cacca, è il tempo, il numero di semestri per questo. Vabbè, dimentichiamo questo.
Numero di crediti, vabbè, ok, facile. Poi non mi dite che tutti i crediti sono uguali, eh? Anzi, se voi stessi dirmi, no, guarda che un credito di quel corso ne vale 5. Vabbè. E poi la media. È un indicatore, una misura indiretta. Tu hai la misura diretta che sono i voti che hai sul libretto, poi ne fai un'elaborazione statistica e trovi la media. Ecco, chiunque abbia fatto statistica, anche solo per 5 minuti, vi sa dire che fare la media dei voti matematicamente non ha senso. Perché i voti, lo vediamo adesso, sono misure di tipo ordinale, non misure di tipo intervallo, riteneremo. La stessa cosa, voi a fine anno, a fine di ogni semestre, a fine di ogni corso, anzi ne approfitto per dirvelo, hanno aperto il questionario di valutazione di fine corso. Quindi fatelo tutti, fatelo con diligenza e soprattutto non sto prendendo per tutto. Davvero, scrivete i commenti perché a noi servono. A noi servono i commenti che voi scrivete nei questionari di fine corso, perché è l'unica cosa che ci permette di capire in modo oggettivo cosa è andato bene, cosa è da migliorare, cosa di cosa dobbiamo chiedere scusa o altro. Mentre invece delle altre numeretti che date, delle altre caselline, delle altre domande a cui date risposta, ciò che arriva a noi è la media delle risposte che fornite. Una media di una scala 1-4 che non ha senso. Non ha nessun significato fare la media dell'1 più 2 più 3 più 4, perché quelli non sono misure in centimetri. Quando tu dici sei soddisfatto, che ne so, della puntualità del docente, sembra una cosa facile. Allora, non è che chi ha dato 4 è il doppio più soddisfatto di chi ha dato 1, il quale è il doppio più soddisfatto di chi ha dato 2, il quale è il doppio più soddisfatto di chi ha dato 1. Cioè, chi ha dato 1 è incazzato a morte, punto. Cioè, non è che puoi misurare, allora tu hai preso di media 1,7 perché ci sono molti che hanno dato 1 e molti che hanno dato 3. Sì, capito? Se ci sono molti che hanno dato 1 c'è un problema serio. Non è la media, no? Allora, questa parte di teoria in cui ci addentriamo cercando di non venire troppo fagocitati ci permette di essere sicuri che l'elaborazione che facciamo abbia un senso matematico e non ci conducano a trarre delle conclusioni che matematicamente non vogliono dire nulla. Nello stesso tempo ci permettono di capire caso per caso quali sono le elaborazioni che hanno senso. Perché non è bello dire la media non può usarla. In quel caso specifico. Va bene, allora cosa uso al suo posto? Ecco, lo vediamo. Vabbè, qui non faccio la storia per dire che le varie misurazioni si sono evolute moltissimo negli anni, dal 200 prima di Cristo ad oggi, ma partiamo del presente, dove, diciamo così, nell'ultimo secolo si è sviluppata e è consolidata una teoria della misura che quella a cui facciamo riferimento, in cui non solo ci interessa la misurazione, cioè come faccio a fare quel dato, ma poi che cosa me ne faccio, questa è la cosa più importante. Per noi che facciamo sistemi informativi, avere il dato è scontato, dentro una tabella c'è un numerino, ma poi quel numero cosa me ne posso fare, come lo posso usare, che informazioni posso estrarre da quel numero, perché il numero poverino non lo sa, il database non lo sa. Sono io che devo sapere come usarlo. Devo essere sicuro di non farci delle operazioni per le quali lui non è preparato, lui non è pensato. Quindi noi stiamo costruendo un sistema di misurazione attraverso il quale vogliamo che le misure prese, cioè i numeri, rappresentino delle relazioni reali tra oggetti reali. Cioè, se voglio sapere se Joe è più alto di Fred, o viceversa, posso darti l'altezza in centimetri di Joe e l'altezza in centimetri di Fred. Confrontare, che sono dei numeri, delle misure, confrontare queste misure mi permette di avere un'informazione veritiera sull'analogo confronto tra l'altezza di Fred e l'altezza di Joe. Le altezze sono degli attributi di una persona fisica, vero? È una realtà fisica. I numeri sono risultati di un processo di misura, ma posso, perché questa è una cosa fatta bene, confrontare i numeri e l'esito sul confronto dei numeri mi dà la stessa informazione che confrontare veramente le due persone mettendole a fianco vedendo chi è più alto. Questo è ciò che vogliamo ottenere. Vogliamo sapere quali sono le relazioni tra i numeri che mi forniscono informazioni
riguardo alle relazioni tra gli oggetti veri. Vabbè, più alto, più basso, ma il programmatore 1 è più efficiente o meno del programmatore 2? Allora, voglio avere un numero che mi permetta di confrontare la, tra virgolette, l'efficienza, la produttività o la qualità del codice prodotto di due persone diverse. E ovviamente, poiché non sempre potrò avere una misura diretta come quella dell'altezza, ma molto spesso devo lavorare con misure indirette, tra questi numeri devo capire quali sono le operazioni che è lecito fare. La produttività uguale prodotto diviso effort. Ma per come ho misurato il prodotto e per come ho misurato l'effort, ha senso fare una divisione matematicamente o no? E questo cercheremo di capire. E scopriremo che dipende, ci sono vari livelli di misurazione attraverso cui, diciamo, proprio dire dei quali, in funzione di che cosa stiamo misurando, diventano sempre più ricche le tipologie di operazioni che possiamo fare su quei dati, su quella misurazione. Facciamo un esempio per tutti, così capiamo di cosa stiamo parlando. Io posso chiedere in quest'aula quanti sono i maschi e quanti sono le femmine. Qual è la media? Mi state guardando sbarrati perché pensate che io abbia bevuto. Non posso fare la media, di maschi, media pesata di maschi e femmine. Cosa esce fuori? Non significa nulla. Ma nonostante ciascuno di voi sia un'entità di cui posso definire l'attributo sesso, e posso misurare, contare, sommare, sottrarre, ho tanti maschi più che femmine, non posso fare la media. Perché il risultato non mi dà nulla, mi dovrebbe dare un attributo che è a metà tra maschio e femmina, ma non c'è nulla, non è definito. Questo è un caso di attributo che chiameremo nominale. Cioè, tu puoi cadere in una delle certe categorie e basta, in una di queste. Okay, allora, finché io dico così, tutti mi guardano sbarrato e dicono, vabbè, è ovvio che non lo puoi fare. Ma se qualcuno dice che maschio lo codifico con 1 e femmina lo codifico con 2, ma sicuro che prima o poi c'è qualcuno che cerca di fare la media di quei numeri? Così come i questionari della didattica, così come i voti degli esami. Perché quando è numero ti viene la tentazione, no? È facile, per aggregarne 100, invece non puoi perché l'attributo che hai misurato è un attributo di tipo nominale, che è una delle scale che vedremo. Vi faccio solo vedere, ecco, questo è quello a cui dovremmo arrivare. I tipi di misure che faremo li classificheremo in 5 livelli diversi a seconda delle proprietà che hanno questi numeri, queste misure che stiamo ottenendo, partendo da misurazioni maschio e femmina, in che città sei nato, in che regione risiedi, e chiamiamolo nominale, cioè nel senso, tu appartieni a una categoria, hai un'etichetta, ma poi non posso fare altre lavorazioni di questa etichetta. A misure tipo ordinali, quanto ti è piaciuto questo corso? Poco, pochissimo, tanto, tantissimo. Poi qualcuno le chiama 1, 2, 3, 4, ma non è vero. Cioè, io so solo dire che moltissimo è più di molto. E molto è più di pochissimo, ma non posso dire di quanto molto è più di poco, scusate il giro di parole. Non c'è un rapporto quantitativo tra le categorie, c'è un rapporto d'ordine però. Mentre non posso dire tra maschio e femmine chi viene prima e chi viene dopo, se non c'è un rapporto d'ordine, tra poco e molto sì. Quindi aggiungo informazione. E poi da qui in poi ho le scale numeriche che mi permettono di misurare dei valori che abbiano o che non abbiano un intervallo ratio, che abbiano o non abbiano un punto di riferimento comune assoluto. Se io dico che sono le 16 o che sono le 4, è la stessa ora, ho preso due punti di riferimento diversi. Allora io non dirò mai che le 16 sono il doppio delle 8. Cosa vuol dire? Niente. Okay. Mentre potrò dire che 16 cm sono il doppio di 8 cm. Perché? Ma perché nel caso della misura di distanza lo zero è incontrovertibile. E
fisicamente esistente, mentre il cambio di uso del tempo zero è arbitrario. E allora potremmo fare cose diverse, capisci? Che di rapporti o sottrazioni le posso fare qui i rapporti, mentre qui non li posso fare. Okay? Quindi cerchiamo di capire le caratteristiche di questi numeri che stiamo misurando per sapere quale operazione poter fare. Questo lo faremo con la prossima. Grazie.